Benvenuti in questo video unboxing dell'orologio di Xiaomi Amazfit Bip. Questa è la confezione ancora chiusa, sulla parte frontale semplicissimo logo e scritta, nella parte posteriore questo post-it è per nascondere il seriale e gli altri dati, specifiche, nome, sigla, versione di Android e di Bluetooth minimi e anche di iOS minima per il supporto, quindi per collegarla e far funzionare correttamente con l'orologio, certificazione IP68, capacità della batteria interna e ora segue subito l'apertura. Lo si trova in Italia sia dai rivenditori ufficiali ma anche acquistandolo online. Ovviamente acquistandolo online da e-commerce cinesi la garanzia, i costi eccetera eccetera sono di un certo tipo, acquistandolo da punti ufficiali italiani sicuramente assistenza, qualsiasi necessità è di un altro tipo. Vi dico, io l'ho pagato 80 euro e l'ho comprato da Auchan, mi va bene così e quindi tant'è. All'apertura subito l'orologio, io ho scelto la versione con questa parte colorata di arancione, anche se il colore ufficiale ha il nome Red, ma nonostante questo vedete che è arancione. Era disponibile anche verde, quindi questa parte color verde, ma questa è una cosa soggettiva che dipende da ognuno di noi. Vediamo a vista un esempio di come si presenta l'ora. Battito cardiaco, conta passi, vado a slacciare il cinturino, veramente quasi sul foro di chiusura più piccolo. Vorrei aspettare un secondo per mostrarvi cosa contiene invece questa parte, questa scatolina. Contiene un cavo che da un lato va alla USB e dall'altro non ha un adattatore e poi va al cavo per caricare la batteria. È un tutt'uno, quindi bisognerà fare molta attenzione a conservarlo affinché non si rovini. Quindi proprio da USB che va alla parete, che va a un computer, eccetera eccetera, per ricaricare la batteria al dock dedicato all'orologio. Vorrei subito provare a inserirlo. Tac. Ho capito subito il verso perché qui c'è lo spazio per il pulsante. Semplice contenuto della confezione. No, aspettate ancora un secondo. Ancora qui la guida utente. QR code per il download rapido dell'applicazione sullo smartphone con cui vogliamo abbinare l'orologio. E ancora specifiche tecniche che trovo sia sempre positivo leggere e scoprire. Quindi un input, il caricatore dovrà avere un input massimo di 5 volt a 300 mAh. Qui ancora di specifiche tecniche e il range di temperatura
in cui i materiali e l'orologio funziona correttamente. E ancora importanti, come vi ho detto inizio video, requisiti Bluetooth versione minima, Android 4.4 KitKat e iOS 9 o maggiori. Sigla, capacità della batteria, frequenza di clock a cui lavora il processore all'interno dell'orologio. Dall'altro lato, le stesse istruzioni ma in lingua cinese. Questo è stato un primo video assaggio di Amazfit Bip. Anzi, voglio fare ancora una cosa insieme a voi, una cosa secondo me importante. Allora, rimetto a posto il suo caricabatterie, che mi sembra davvero molto delicato, e voglio andare a misurare il cinturino. Quindi 11 centimetri e mezzo dove spazio dei fori, la cassa è alta, possiamo dire un 4 centimetri spaccati, e poi l'altro lato dove va a inserirsi e chiudere nei fori ancora un 8 centimetri e mezzo. Lo vado a paragonare con il mio piccolo simpatico orologio che utilizzo e vedo che è più corto quello che utilizzo ora rispetto alla Amazfit Bip. E questo vi dico che a volte lo tengo qui quando voglio che sia all'interno della felpa, e quindi quando magari lavoro al computer, mentre qui lo metto quando voglio che sia a vista fuori dalla felpa. Insomma, piccoli accorgimenti personali che io vi racconto nei miei video. Io vi do la rivederci al prossimo video. Questo non era nella programmazione di febbraio, però pazienza, vi ricordo che il prossimo video nella programmazione di febbraio è l'HTC Magic. Ciao.